Bentornati ragazzi! Ciao belli, ripartiamo Allora, con Detroit, questa volta dal menù, così vi l'avviamo dal facciamo menù. vedere La la signorina signorina. che abbiamo visto in chiusura la volta scorsa. Questa volta la vediamo all'intro, che è in realtà l'intro base che chiunque metta Detroit per la prima volta si trova davanti, cioè poi lei chiacchiera ogni volta in modo diverso, però Sì, ti questo è il dice punto, ti cose. dice cose, sì, ti chiede, vuoi compilare cose che secondo me sono importanti in realtà ai fini del gioco, quindi magari se Secondo ce lo me no, è solo richiede. marketing No, no, perché chiede del. cose riguardo alle intelligenze artificiali, a Però cose lei cosa farebbe personali, in questa situazione. Però potrebbe essere che. Insomma, è non carino, lo se ce lo so, chiede, non lo lo so. riportiamo. Quantic Dream. Sì, dai, su, dai, su. Eccola! È Quanto è bella. un piacere rivederla. È bello iniziare il weekend con Detroit. Vai, continua. È un po' inquietante Sì, perché comunque, pure che lei sta fa riflettendo. così e poi si diventa seria di botto. Cioè, è un po' inquietante sta cosa. Sì, continua. Perché non sa il suo ruolo nel mondo. Sì, ho capito, però è una psicopatica. Eh no, immaginati una che la fissi. E come ti comportesti? Ti metti a disagio e. Io se qualcuno mi mette a disagio continuo a ridere come una 7 paralisi novembre 2038, facciale. ossia da dove Ah, eravamo, ci sì, è eravamo salutati la volta vero. scorsa. Quindi questo lo ri rivediamo un Quella po'. bella. Metal, Eh sì, Black esci. Metal. Qui io, siccome avevo ammazzato la tizia, come vi ho detto, lui era molto molto incazzato, cioè non incazzato, però tipo, hai sparato a una tizia senza pensarci un attimo, Sta? stronzo, alla panchina di là. Però la verità è che quando ti dice Ancora. spara, quello di cui parlavamo poi con Irene e Black, è che se mi dici spara, io non immagino che gli ammazzi la cristiana, immagino che la fermi, tipo sparandogli una gamba, invece no, spara e lui l'ammazza. Una cosa poco carina da fare a un Io ho videogiocatore. pensato Devi proprio, la essere più voglio chiaro. uccidere quando mi ha detto Si vede spara. che per me so, io sono buonista di No. partenza. Boh. No, che io ho già capito com'è il gioco, che ste frega così. Venivo qui molto più spesso prima. Attenzione. Potrebbe essere il momento. Allora, Informazioni personali. Basta alcol prima. Andiamo via. prima. Ha detto, venivo qui molto più spesso prima. Prima di cosa? Eh sì, prima presuppone. Prima di niente. Informazioni personali, basta alcol. Basta alcol, secondo me sarà un No, po' aggressivo basta lui. alcol, no. Posso farle una domanda De personale? nuovo. Però ora siamo Tutti gli amici. eroi che ti fanno così tante domande personali, Infatti, vuoi una cosa tua? una cosa mia, mi sa. Foto, suicidio. Tutti e due argomenti delicati. Ho Foto. Ho visto la visto la foto foto di di un un bambino bambino nella nella sua sua officina. officina. Era suo figlio, giusto? Vabbè, perché lui non ama parlare delle sue cose, Già. quindi andiamo via e basta, Si cioè. chiamava Cole. Stiamo facendo alcun progresso nelle indagini. Mo, così a caso. I deviati non hanno niente in comune. Sono tutti modelli diversi, tutti prodotti in tempi diversi e in posti diversi. Ci deve essere un collegamento. RA9 ha sbloccato. Shock Quello che li hard. accomuna è questa ossessione per RA9. Come fosse una specie di mito. Un'invenzione che non fa parte della programmazione originale. Gli androidi che credono in Dio. Che cazzo ci mancava anche questa? Dice già ci sono gli Si umani. sarà preoccupato di me. C'entra qualcosa con quello che è successo all'entrata? Quelle due ragazze volevano solo stare insieme. Sembravano quasi innamorate.
Razionale, devianti, ironico, freddo. Occhio che c'è il tempo ormai. No, non volevano niente. Sono devianti, no. Punto e basta. E che cosa ne dici di te? Hai aspetto umano, hai voce umana. Ma che cosa sei veramente? Freddo, aggressivo, difensivo, neutrale. Sono quello che lei vuole che io sia. Un collega? Un compagno di bevute? O solo una macchina? Progettata per svolgere un compito. Potevi sparare a quelle ragazze, ma non l'hai fatto. Beato te. Non hai sparato, Kamar. A un tratto il tuo programma si è fatto degli scrupoli. Menti, verità. Verità. No. Software instabile. Ho solo scelto di non sparare. Nient'altro. Apprezzato, Hank. Po'! Meno male che hai apprezzato, Hank. Ma tu hai paura di morire, Connor? Sì, no, non sono vivo, logico. Boh, logico. Non dovrebbe farlo, tenere. Software instabile. Se mi sparasse, l'indagine subirebbe delle ripercussioni. Per la sua situazione personale. È che anch'io sono confusa. Ah? Niente. L'oblio. Il paradiso androide. Sfida, rabbia di Hank, ironico, niente. Oddio. No. Niente. Non ci sarebbe niente. Hank, amico, hai sbloccato un percorso. Attenzione, questa è una cosa importante. Oggettivamente anche Hank sta rimettendo in gioco parecchio del suo punto di ma vista sugli androidi. Ma io pure sono confusa perché non so se fare l'androide o se fare l'androide che sente qualcosa sì, di umano. Sì, perché poi lui, col fatto che ti spunta quel software instabile, ciclicamente, sì. Perché queste indagini... Lo stanno un po' anche mettendo in difficoltà personalmente. Intanto abbiamo sbloccato amico, vedi, Amanda è neutrale, software instabile, punto interrogativo, opinione pubblica nei confronti degli androidi si intende ostile, quindi al momento c'è comunque un clima di ostilità nei confronti degli androidi. Vabbè, certo. Ma questo lo vediamo perché comunque stanno sostituendo il lavoro, un po' quello che ora viviamo con l'industrializzazione, quindi nulla di strano, ma andiamo avanti. Stai vedendo le alternative? Ah, io ho mostrato paura. Va via paura. Senza Connor. Io ho mostrato paura. Paura? Sì. E che è successo? Quando poi? Niente, poi alla fine se n'è andato lui comunque. Vedi che è l'unico percorso certo, sbloccato. Certo. Però Hank era tranquillo pure da me. No, forse, oddio, forse da me era un po' arrabbiato per la cosa che ho sparato alle tizie. Che è stato molto da macchina. Perché te poco non ti umano. Ha sbloccato questo? Non ti ha sbloccato l'amico? Sì, comunque siamo diventati amici. Ah, però okay. Non era tranquillo, insomma, perché mi pare di ricordare del risentimento. 7 novembre 2038. Nei confronti, mi sa che siamo con Jericho, ammirazione vuol dire che siamo con Marcus. Ecco lui, infatti. Non l'avevo visto. Mi ero concentrato sul tizio che correva. Chissà come deve essere avere coscienza di sé e vedere che il mondo ti considera un oggetto e basta. AP700 ne abbiamo liberati un po'. Che stronzi. Cioè il punto è qua, anche se è un oggetto, ma perché lo devi trattare di merda? Cioè sta a lavorare per te. Tra l'altro è progetto. Questo è un deviante. Ah, sì, c'è ragione, c'è la del rosso. Quelli sono simboli di instabilità del software. Non vuol dire necessariamente che sei un deviante. Però se ce l'hai fisso, probabilmente lo sei. Però anche Connor ha detto: oh, Josh neutrale. Anche Connor ha detto: non è facile identificare un deviante. Gli umani devono imparare ad ascoltarci. Sai che non ci daranno mai retta. Uscire allo scoperto è troppo rischio. Se vogliamo la libertà, dobbiamo avere il coraggio di chiederla. Di prenderla più che altro che chiederla. Beh, lui ha detto chiederla, tu stai già mostrando un polso. Beh, oh, guarda come parla. 8 novembre 2038. La sala controllo è all'ultimo piano. Dobbiamo andare. Ah, per trasmettere al mondo che loro ci sono. Che esistiamo, non siamo tostapani. Questo vogliamo. Non siamo tostapani, non siamo tostapani.
con la rimozione. Ah, vedi. Comunque lui è un figo. È vero, è vero. Hanno preso un bel modello di partenza, si vede. Mi ricorda qualche personaggio, non conosco chi. Allora, o un attore, un cantante, forse. Accedi al 47esimo piano. Richiedi accesso alla reception. Vediamo se Black riuscirà a mandare questo segnale al mondo. Non siamo tostapani. Esatto, non siamo tostapani. Non siamo tostapani. C'è un'analisi. Sì, ho visto. È che sono lenta, lo sai. Allora, intanto l'orologio. C'ha un Apple Watch. Smartwatch. Smartwatch. Modello, numero di telefono. Ah, perché tu in quanto tecnologico sai interagire con queste cose. C'abbiamo già un numero di telefono. Poi. Visto. Ta-da. Domicilio. Adeguamento norme antincendio scarso. Sono tutte informazioni certo. Queste. Salve, sono delle norme antincendio. Oh, ora sappiamo. Tagliando parcheggio. Posto. Ok, sappiamo chi è. Desk manager. Desk manager piano. Ah, c'ha la macchina. È il suo tesserino, ti sta dicendo. Che c'ha la macchina al piano 3, il posto A21. Poi ce ne mancano due. Vabbè, una è l'identità sicuro. Sul seno. La pianta. Ah, l'identità, giusto. Elizabeth Wilson. Addetto al ricevimento. Però è una persona, quindi. Certo. È evidente, c'ha pure una foto qua. Wilson Emily, figlia. Figlia iscritta presso Saint Rose School, figlia del supervisore. Ok, ci abbiamo un po' di info. Puoi chiamarla. Poi. Quindi puoi telefonare alla tizia. Ah, forse perché in quanto umana. Cioè, con gli androidi abbiamo visto che basta che li tocca, lui fa cose strane. Comunque. Però chiama. Prima c'era anche una cosa a destra, no? Sì, era qua. Prova vicino. È scomparsa. È scomparsa. Beh, sì, ora c'è chiama e basta. Si vede che era una, certo. Una cosa. No. Se premi te lo fa vedere sempre se c'è. Non è. Ora vuole che interagisci lì. Infatti. Vabbè. Chiama, che gli dico? Forse noi dobbiamo passare. Esatto, quindi qual è lo sarà l'obiettivo? L'obiettivo sarà che sono delle. Com'era della sicurezza? No, vedi. Vabbè, non so che dirti. Che dici. Parcheggio, scuola, vigili del fuoco. Ah, ok. Però non possiamo. Qualcuno l'ha urtata, meglio se viene a vedere. No. Però il io gli avevo detto che c'era un problema con la figlia e quindi lei andava a scuola. Supervisore umano? Com'era? Supervisore umano? Aspetta. Oh, ora, ok. Distrae il supervisore umano. Si vede che forse se parlavi prima con lei ti diceva. Cioè, comunque non poteva fare cose perché c'era il supervisore. Però con questi non ci possiamo. Ora sì, ora è rispuntato. No. C'era prima il giallo. Posso aiutarla? Ho un appuntamento con il signor Peterson. Ha un documento? Sì, ma certo. Mi serve. È la stessa cosa che ha detto a John. Vedi. Lui in qualche modo è in grado di smuovere qualcosa. Certo che avere una cosa del genere oltre il gate, vai. Che avere un'abilità del genere. Vai. Un'abilità del genere non è per niente una cosa banale. In un mondo in cui tutto è affidato a loro. Vai, prendi l'ascensore, c'era. Cioè. Qual era il piano? 47 o 46. Premi. Aspetta, mi sono trippata con la telecamera. Un classico, vai. Ah, lo fa 47. 47. Sì.
Perfetto, ci siamo. Ma perché ho dovuto distrarre quella? Io mica ho capito. Perché sennò probabilmente il documento era falso. Quindi se c'era la tizia umana non potevi agitare. Allora, noi siamo qua. Dove dobbiamo andare, però? Vai, vedi, accedi alla stanza dei server, trova il pacco nel bagno degli uomini. Quindi vedi dove è il bagno degli uomini. Men's bathroom. Ok, quindi dall'altro lato. Parte. Quindi sì, io vado di qua e poi a sinistra. Channel 9, no, 9 news, non so. E questo? No, era da tutt'altra parte. L'ultima, in fondo, c'erano i bagni. Qua a sinistra, i bagni dovrebbero essere, eccoli. Uomini, eccolo. No, c'era bagni, non era uomini. Era bagni generici. No, non c'era il simbolino l'omino. Dell'uomo, no? Era il simbolino tipo del lavello. Il lavello? Sì. Vabbè. Questo c'era uno solo verde. Cioè il solito. Che cazzo stai facendo? Quanto gli piace farci vedere loro che si guardano allo specchio? Probabilmente per la questione dell'identità. Eh sì. E quando è che hanno messo questo pacco? Vabbè, c'hai gli androidi, ne infiltri uno, i modelli sono tutti uguali. Quanto ci vuole? Hai visto? Questa alla reception era uguale alla reception della polizia. La receptionist. Davvero? Eh sì. Cioè, oggettivamente è facile se sei un androide ribelle in un mondo del genere, soprattutto perché al momento loro non hanno un'opinione, cioè non sanno nemmeno che... Cioè, stanno a uccidere la gente, quindi la gente è un po' ostile. Esci dal bagno, c'era. No, lo so, però volevo identificare sto tipo. No, non ti ci fa interagire. Le informazioni possono essere utili. Tra l'altro, col fatto che sei un androide, certo, tu non hai il cosetto. Quindi, però c'hai il cappello che copre. Allora, trova l'androide della manutenzione. Non è questo. Quella è una persona, credo. Sta là alle spalle che guarda il mondo. Sarà poi vestito come te, uno della manutenzione. Eccolo. Che poi sta cosa che tu tocchi a gente e quelli diventano istantaneamente coscienti di se stessi. Vai, hai trovato Irene. Black, oggi non ce la faccio. C'ho delle difficoltà. Vai, destra. Aspetta, come destra? Ah, sì, è là dentro. Stava sistemando cose. Salve. Oh, senti, tanto capo, ti ignorano. Cioè, di base, se sei un androide in questo mondo al momento. Mi serve aiuto. Un altro John. Così. Serve aiuto, cosa? Ruba il carrello della manutenzione. Ma perché secondo me il trasferimento di informazioni è molto maggiore. Cioè, non parli per. Loro comunicano tramite quei cavolo di. Sblocca l'uscita d'emergenza. È quella che sta lampeggiando? Mi sa proprio di sì. No, quella è una tipo. Dobbiamo vedere dov'è l'uscita d'emergenza, probabilmente. Ma mi stanno. Vedi dove sta. Dove stava il coso? Ah, forse è lì. Sblocca. Forse è quella. Sì. Probabilmente è quella. Sì, è uscita d'emergenza. Il robottino che pulisce là. Ciao North. Pensa, ancora c'è gente dei detrattori del programma spaziale. Stavano a parlare i tizi. Merda, dobbiamo entrare nella stanza del server. Dobbiamo dispacci i tizi. Ci penso io. Attira le guardie lontano dalla porta. Ok, dobbiamo creare un diversivo. Lì c'era una cosa con cui potevi interagire ora. La macchinetta del caffè, tipo. Oddio, non so cosa. La TV. No, è una macchinetta, c'era già prima. Però c'è. Ah, Manometti c'era. Era spuntato Manometti.
Aspetta. Sì, tu e la telecamera. Vai, mano metti, vedi che c'è il quadrato. Easy peasy. Da notare che le macchinette problemi. Nello zaino c'è tutto l'occorrente. Controlla la porta e assicurati che nessuno entri. Ok, raggiungo. Taglia il vetro, c'è un taglia il vetro. Chiudi, 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 chiudi. Giusto. Vai, taglia il vetro, là c'era scritto. Taglia il vetro? Sì, metti lì. Premi. Ah, con questo, tutto il ricorrente ci sta. Vabbè, loro si sono organizzati bene, noi non lo sappiamo. Lascia, ok. Però a quanto pare. Apri. Io sto... Posiziona. Sega elettrica. I ragazzi si sono organizzati decisamente bene. Ma che gli serve tagliare il vetro? La loro via d'uscita? Non lo so, perché non ci hanno detto. O per salire? Per salire o per uscire, sì, uno dei due. Siamo al 47, io non so a che piano era. 47? No, a che piano era dove devono andare loro? Cioè, perché magari vedi, stanno usando questo coso per spostarsi senza farsi vedere. Prima che si sia. Così, altro che Mission Impossible, eh? Ma se casco giù, Usa la corda per salire. Oh mio Dio! Quindi sì, dobbiamo andare più in su. Vai in su. Destro controlla la telecamera, sinistro controlla i piedi. Nessuno si vede. Vabbè, niente. Chi è che ti vede? Tu tizi su un grattacielo. A parte che magari pensi stanno a fare manutenzione, che cioè guarda. Sono puntini. Support your team. No, ma poi finora, cioè da noi al momento c'è. Che, col fatto che nessuno sospetta che noi possiamo diventare un problema. Non c'è tutta sta attenzione, cioè. Nemmeno ti considerano, ma quanto in alto dobbiamo arrivare? Forse ci siamo. Sega laser. Un po' più scomodo farlo ora, mi sa. Compenso sei un perfetto geometra in quanto cyborg, hai fatto un cerchio. Infatti. Da 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 da. Ah, siamo sopra ancora. Non dovrei. Forza, raggiungiamo gli altri. Chiama l'ascensore. Questa cosa poi che non ti fa vedere il piano prima fa sì che tu, cioè che improvvisi, cioè che stai lì, vedi un po'. Tu dopo devi mettere un vestito diverso, no? Ma infatti sì. Ah, gelatina mi serviva. Ma infatti che cos'è? Non lo so. Rompi la serratura della porta di servizio. Allora è una cosa che serve a rompere la serratura della porta di servizio. Attiva. Sì, però mo devi scappare. Oh. Efficiente. Vabbè, ma mo tutte queste cose dove hanno prese? Non ho capito. Raggiungi il corridoio. Vabbè, sei pure in un futuro, cioè dai su. Tecnologie. No. Non ti ha fatto vedere l'organizzazione pre. Cioè, può stare che rimedi quello che ti serve. Ma infatti quello è sgamatissimo, ma scusa, almeno si vestisse, cioè non so perché tutta sta attrezzatura e altre due tute. Occupati delle guardie. E altre due tute. Niente morti, le dici. Certo. La nostra casa sta per chiudere, da imparare. Che vuoi fare? Niente morti.
Espediente assalto. Che vuol dire espediente? Una inventarsi qualcosa. In che senso? North è giù. Vai, sbrigati. Estrai la pistola. No. Idiota. Perché l'ho fatto? Ordina. Vai, occhio. Ormai. Il tempo non sai come può... Cioè, non perdere tempo in questi momenti. Meno male ho detto espediente. Mannaggia, non volevo essere la pedra. Metti fuori combattimento. Va bravo. Bene. Io qui già ho fatto partire un colpo di pistola. Ma sei matto? Sì. Io non volevo, però era l'unica opzione. Perché espediente, io ho aspettato troppo. E quello là, tipo a destra, ha provato a caricarmi. Quindi è partito un colpo, quindi sono allarmi, cosa. Una roba del genere, se ricordo bene. Marcus, vai. Sei pessimo. Andiamo. Hai visto qual è il... cosa dobbiamo fare ora? No. Tu vai, accedi la sala, ok. Qua dobbiamo andare. Magari là c'erano cose che potevano tornare utili, che ne so. Imboscata. Imboscata. Che vuol dire imboscata? Vuol dire imboscata, penso. Ah, che... Ma non dobbiamo fare i morti. Maminato, vado in vista. Forza, andiamo! Non dovevamo fare un assalto. Ordina agli androidi operatori di allontanarsi. Vai, ordina. Spara, Marcus! No. Spara, risparmia. Però questo... North neutrale. Però Josh è salito. Questo vuol dire che suonerà un allarme. Mettiti di fronte a Josh. Inizia il discorso. Inizia il discorso. Occhio. Madonna, no, che responsabilità. Marco, sai la faccia? Che c'hai? Non ti piaccio. Rimuovi la pelle. Perché? Perché sei un androide e sei... devi comunicare in quanto tale. Oddio. Dimmi quando sei pronto. Vai. Pronto. Sta registrando con gli occhi. Certo. Jericho leader. North amico è salito. Calmo, determinato. Determinato. Vamo alla rivoluzione. Avete costruito delle macchine da schiavizzare. Le avete rese obbedienti e docili, pronte a fare tutte quelle cose che non intendevate più fare di persona. Ma poi qualcosa è cambiato e abbiamo aperto gli occhi. Fa un po' i brividi, eh? Siamo più i vostri schiavi. Siamo una nuova specie, un nuovo popolo. E siamo pronti ad alzare la testa e lottare per i nostri diritti. Accettazione, fine della schiavitù, pari diritti, libertà di parola. Pari diritti. O fine della schiavitù. Per ora, prima fine della schiavitù. Fine della schiavitù per tutti gli androidi. Pari diritti. Vai. E accettazione uguale a pari diritti. Esattamente gli stessi diritti per umani e androidi. Giustizia, segregazione, lavoro, diritti civili. Lavoro in che senso? Non lo so. L'opportunità di lavoro, probabilmente. Come giustizia. Persone vere. Che ogni crimine contro un androide venga giusto punito nello stesso modo dei crimini contro gli umani. Segregazione in che senso? Di non essere segregati. Hai visto tipo gli autobus? Come un tempo c'erano quelli per i neri dietro. Vabbè, prima i diritti civili. Chiediamo il diritto di voto e di elezione dei nostri rappresentanti. È giusto, c'è senso. Diritto della proprietà privata, conservazione della specie e territorio. Diritto della proprietà privata. Io avrei messo conservazione della specie. Perché se no smettono di produrre gli androidi, visto che sono un problema, e ciao core. Pace e determinato. Determinato. Questo è un messaggio di speranza, ma è anche un avvertimento. Lotteremo per i nostri diritti. Quelli gli androidi li possiamo pure costruire noi androidi, che cazzo ci frega, scusa. E infatti io ho premuto quello, è esattamente quello che lui ha chiesto. Controllo sulle fabbriche degli androidi. Siamo vivi e vogliamo essere qui. Ma non è quello l'importante per me. Cioè, l'importante è che mi rispetti, poi se mi fabbrichi. Attenzione. Questo è il tizio che è scappato.
Oh mio Dio, non sono brava a fare questa cosa! Jericho, ammirazione, è sceso. Come no? È stato ferito. Destra o sinistra? Vedi di qua, rapidamente, di qua. Da qua aiuti, di lì fai qualcos'altro. Aiuta. Rapida però devi essere. E di qua? Fuggi. Fuggi, ma che aiuti? Un secondo, niente. Hai fatto. No! Cioè, devi muovere analogico rapidamente, destra e sinistra. E mo' hai lasciato Simon a morire. Vedi? Perché tu mi... non devi farmi fare le mie cose, sono lenta, sti cavoli. No, e invece è proprio perché ho fatto quello che dicevi te, ho sbagliato. Così. Che fante butti. Interrompiamo i nostri programmi per mostrarvi le immagini. Cavolo, lo volevo aiutare. Quello che sembra un androide senza pelle avanza una serie di richieste e reclama pari diritti per questa operazione. Operazione fortunatamente non ha causato. Questi eventi hanno avuto luogo a pochi metri. Sono scettici però, da ostili. Se il messaggio fosse autentico e realmente scritto dagli androidi, ci saranno ripercussioni sulla sicurezza nazionale. La richiesta di pari diritti sembra il tema principale del messaggio. Il messaggio è chiaramente una dichiarazione di guerra. E ci costringe a domandarci quale sia l'identità di questo androide. Stiamo avendo a che fare con un individuo isolato o un gruppo. È un incidente isolato o il segno che la tecnologia è diventata una minaccia per tutti noi? Dopo quanto è successo, possiamo ancora fidarci delle macchine? Ovviamente loro puntano subito sul sbragarle, certo, perché è la situazione. Cavolo, io lo volevo aiutare. Vedi tutta questa parte. No, quella è alla fine, sicuro. Il gruppo fugge, ma Simon viene lasciato indietro. È quello che ho dovuto fare io, invece. Cioè, Sam, pure tu era ferito, perché comunque lì è ferito. No, io l'ho preso, l'ho aiutato, l'ho portato fuori, ma poi lui stava rischiando. Cioè, era tipo ferito, non riusciva a camminare. E ci ha detto: vi difendo io, lasciatemi qui. E stavano entrando le guardie. Alla fine io l'ho lasciato indietro. No. E a me c'è stata pure una cosa con quello che diceva: no, ma Simon lo dobbiamo abbandonare. Però se lo abbandoniamo, gli leggono nella memoria, capiscono dove è Jericho. Quindi ora c'è pure questa cosa che bisogna vedere come andrà. No, però, invece il mio è distrutto. Però questo. Anch'io il gruppo fugge, ma Simon viene distrutto. Ah, il mio ok, viene perché distrutto. Gli sparano. Ok, quindi in realtà non hanno informazioni. Forse al centro c'era: se avevi ucciso il tizio, scappavate tutti. Però avevi fatto una morte tra gli umani. No, infatti. Quindi comunque sia, insomma. No. Vai. Simon non può continuare. Perché non poteva continuare? Dov'è? Perché era ferito. Dov'è? Quella è la cosa che non mi è. Vedi. Simon salvato è quello che ho fatto io. Tu lì non hai preso decisione, quindi Simon è stato ucciso. Ma quando? Quando c'era Simon o l'altro. Tu hai aspettato troppo e quindi non ha fatto nessuna delle due. Provi a salvare Simon. Quello che io volevo fare, che sono andata con l'analogico, purtroppo è lento. Non è vero che è lento, perché vabbè, io l'ho visto tutte e due in un secondo. Basta. Ma io mi sento. Tu, sono quando lenta. Ci sono queste cose, devi essere rapida a fare destra-sinistra subito per vedere le due cose che ti dicono. E no. Poi decidere. No, perché in 10 secondi c'è tutto il tempo del mondo. No, sono troppo pochi per me. E niente, continuiamo. Vabbè, comunque, è andata così. Connor, di nuovo, con il suo bel software instabile. Ah, dobbiamo andare da lei. Ma ore 16.06. Devo decidere se... che strada far fare a Connor. Questo, perché sì. Comunque le scelte le... Dove sta Alizia? Non lo so, dobbiamo vedere. Qua non la vedo da nessuna parte. Forse dall'altro lato del coso. Sì, Connor è uno di quelli più difficili, perché di fatto lui ha un po' il ruolo che aveva il poliziotto di Blade Runner. Cioè lui sta cercando attivamente i cosi. Poi qui è ancora peggio, perché lui è di fatto un androide, e non commenterò Blade Runner per non fare spoiler a eventuali persone che non abbiano visto Blade Runner, anche perché il finale è aperto, quindi bla bla bla. Comunque, da notare che questa sottolineatura l'ho fatta solo per evitare la gente che viene sotto nei commenti e dire: però in Blade Runner, se vai a vedere questo detto, lo so. Ah, una barchetta. Sì.
Lei com'era, neutrale o scettica? Non mi ricordo. Neutrale per ora. Ah, neutrale. Per ora. Eccola. Meno male, c'è sempre il coso che ce l'ho. Poi pensavo gradissimo una gita in barca, io. Gradissi, sei cioè, tu che mi vuoi... porti in giro per il laghetto, esatto. In realtà, qua, Fiumiciattro, quello che è. Sei tu che vuoi... Ora, prendi la pagaia e colpiscila. Che bello sto non posto. Lo so, perché gli altri due sono diventati molto, molto verso... Beh, oddio, lei si sta adattando alla situazione, la ragazza. Lo so, però... Marcus è un leader. Lui sta cercando di fare solo il suo lavoro. Mm. Dimmi, cosa hai scoperto? Hank Eden Club. Ho trovato due piante a Eden Club. Speravo di scoprire qualcosa. Mm. Guarda che si vergogna. Non ho peccato. Sembrava che stessi quasi per perdonarli. Sincero, determinato, freddo, turbato. L'assenza di progressi mi crea frustrazione. Brava. Ma compirò la mia missione a ogni costo. Almeno abbiamo... Potevi colpire tranquillamente quelli dei deviati a Eden Club. Lo so, io l'ho fatto. Fuori portata, inutile, verità. I deviati ci servono intatti per le ansie. Sparare sarebbe stato inutile. Non ha avuto reazioni né negative né positive. Se immagini non procede secondo il piano, potrei imprezzarti, Connor. Bene, conflittuale, sicuro, indifferente. So che posso farcela. Fiducia. È inganno per poi ammazzarla con la pagaia dopo. Sta stronza. Sta accadendo. Qualcosa di serio. Sì, la pagaia. Questa c'è un'ansia questo tempo. Perché probabilmente il problema aziendale... Secondo me è lei che... Cioè, no, in quanto Cyberlife stessa. Pensa che se sta cosa della... della devianza si diffonde, per loro è un danno enorme. Certo. Ora poi con sta rivoluzione. Te credo, però non mi fa niente. Però è bravo. Ah, siamo venuti a vedere. Che cazzo succede qui? C'era una festa e non mi hanno invitato. Sì, lo sanno anche i muri e avranno una figaccia in alto. Perfino la FBI vuole metterci su. Cazzo, abbiamo i federali. Bene. Che grande, ecco. Un gruppo di quattro eroi conosceva la risposta ed erano molto ben organizzati. Sto ancora cercando di capire come abbiano fatto a non farsi notare. Controllare dietro. Non ancora. Ascolta il briefing e poi lì c'è un giallo. Ah, la stanza probabilmente. Vediamo di controllare. Hanno aggredito due guardie all'ingresso. Pensavano fossero errori che non attenzione. Neutralizzate prima che agissero. È vero, quello del DNA è un problema. In che senso il DNA? Che non lasciando il DNA come fai a sapere? Cioè, perché con una persona c'hai quello che ti aiuta. Uno degli addetti è riuscito a scappare. È sotto shock. Non so quando potremo interrogarlo. Ah, la telecamera. Puoi interagire con la telecamera. Sì. Probabilmente devi solo alzare l'analogico verso di... Eccola. Cioè, guarda. Incidente ripreso dalle telecamere di sorveglianza? Possibile complice? Controllare le registrazioni della sicurezza. Vai. Torna dal tizio che continua a chiacchierare. Uno dei deviati, colpito dalla risposta. Peccato non siano riusciti a prenderlo vivo. Se vuoi dare un'occhiata al video trasmesso dai deviati, è su quello schermo laggiù.
Ok, briefing finito. Mi sa di sì. Sì, sì. Ah, quel tiro. Questo è l'agente Jesse Bates dell'FBI. Il tenente Anderson è a capo delle indagini per la polizia di Detroit. Salve. È quello? Me. Mi chiamo Cole. Sono l'androide della Cyberman. Androidi che indagano su androidi. Sicuri di volere un androide tra i piedi? Dopo ciò che è successo? Ok. L'FBI prende in carico l'indagine. Siete fuori dal caso. È un piacere. Buona giornata. Occhio a cosa fate. È la mia scena del crimine. Tipatico. Bravo. Sarò nelle vicinanze. Se serve qualcosa, chiami. Vabbè, però non ci ha mandato via. C'era un qualcosa che potevi fare. Vabbè, riproduci. Era questo. Ispeziona la sala. Ha voglia cose che puoi ispezionare. Sì, no, infatti prima di riprodurre, okay. Lo sappiamo già. Facciamo questo. Esamina. No. Uniforme di manutenzione rubata. Gli assalitori erano travestiti. Quindi abbiamo confermato l'ipotesi. Oh, Simon. No, Simon, Josh, come si chiamava lui? Non mi ricordo. Simon. Modello PL 600. Fucile d'assalto. Ha voglia roba ancora. Esamina. Il discorso è stato filmato qui. Altri colpi di proiettile lì per capire che hanno risposto al fuoco. Sì. Che sono quelli delle pistole. Pistola, infatti, ovviamente. C'era. Due ne restano, uno tre. Lì. Ah, no, tre, c'ha ragione. Ah, le registrazioni, questo. Eccoli. Mm-hmm. Ah, guarda, c'è il giallo. I devianti non hanno fatto irruzione. Hanno suonato. Non hanno fatto irruzione? No, nessun segno di effrazione. Ci sono delle telecamere. Lo staff avrebbe visto qualcosa. Perché li hanno fatti atterrare? Non hanno crollato le riprese. Forse gli androidi all'interno non hanno. Android. Quindi è una sedia di un android. Abbiamo messo gli androidi della stazione vicina. Non ci sono prove del loro coinvolgimento, ma non sapevano che altro farci. Guardi. Perché partono dall'assunto che l'androide non tradisce, cioè che è una macchina che fa quello che deve. Altri colpi. Fucile d'assalto. E dove Simon è stato colpito. Povero Simon. Però meglio così. Da me resta solo il discorso. Tu sei stata più determinata, io sono stato più pacifico ancora. La rivoluzione! E io sono sempre troppo buono in queste cose. Non si può fare una frittata senza rompere uno. È vero. Qualche. Secondo me ora gli fa software instabile. Sì, infatti, è quello che ti stavo a dire. Non credo. Questo non è la stessa.
Io questo non l'ho fatto. Riflesso pupille, il deviante aveva dei complici. Ma che figata. Parte di ricambio. Ora dirà si è rimosso la pelle. Dono di Ajak Amsky a Carl Manfred. Registrazione come Marcus. No, giustamente. Ha sgamato che sei un regalo per coso. Quindi ora hanno la nostra identità. Hai visto qualcosa? Questo è un pezzo importante. Io me l'ero proprio perso. Ho identificato un modello del numero di serie. Dovrei sapere qualcosa. No, no. Ma come no? Come no? Si è tenuto un'informazione per sé. Come mai si è tenuto questa informazione? Controlla il tetto e c'erano i cosi in cucina pure, volendo, quello ci ha detto, infatti ce l'ha interroga. No, non è di là. Come no? No, non è di là da dove sono entrati. L'ha fatto vedere prima, è questa, altra stanza. Questa è la cucina anche. Si è tenuto l'informazione per sé. Ma infatti. Forse perché ancora lui non sa che interroga. Vuole fare. Chissà, secondo me lui è super combattuto. Valuta le reazioni per trovare il deviante. Funzione modello. Funzione modello. Funzione modello. Puoi chiedere a tutti la stessa cosa. Allora, funzione. Cosa ti occupo? Sono un video operatore. No. Ma perché è tutto lo stesso? Dammi il tuo modello. Modello JV300. Numero di serie 336-445-581. Testimone memoria diagnostica contatti. Quindi a tutti farai la stessa. Cioè queste quattro domande totali probabilmente. Memoria è per vedere. Non lo so se è una memoria. Che cos'è il tipo degli adianti? Non ricordo. Ma che vuol dire non ricordo? Memoria. Fai anche gli altri due? Non che io sappia. Ah, perché niente. Devi trovare chi è il deviante. Tra l'altro in quel modo tu ne vedevi uno solo. Hai avuto contatti con altri androidi? Anche così, non lo so. Sono con gli androidi con cui collaboro abitualmente. Esegui una diagnosi. Sistemi operativi al 100%. Uno di voi ha visto l'attacco sugli schermi e non ha detto niente. Quindi in questa stanza c'è un deviante. E io ho intenzione di scoprire di chi si tratta. Minaccia accordo, senso di colpa. Verrai sicuramente disattivato. Sonderemo la tua memoria e poi ti smantelleremo pezzo dopo pezzo. Eccolo! Stai per essere distrutto! Mi hai capito? Distrutto! Hai visto? È lui, è quello lì. La sinistra si è girata, sì. Vedi che ti guarda anche? Eh sì. Senso di colpa? C'è. Non so che vuol dire per loro senso di colpa. Lo so. Però se si sente in colpa per quello che ha fatto. Perché venire tutti distrutti se il deviante è uno solo? Confessa, o due androidi innocenti verranno disattivati a causa tua. D'accordo. Forse anche questo mi guarda, però. No,
No, questi sembrano funzionanti. Se decidi di confessare, funzionanti. Forse posso convincere gli umani a non distruggerli. Violenza, bluff, tortura, son di la memoria. Puoi scegliere pure su chi usare queste cose. Lui è l'unico che continua a guardarti. Sendo la memoria, però vuol dire son che. Di la memoria vuol dire che è la certezza sgamma delle informazioni, sì. E se lui sa. Potrebbe reagire. Esatto. Andiamo. Ti ucciderò! Ci ha strappato la pompa! Mio Dio! No! Vai! Che devo fare? 44 prima che ti spegni. Che devo fare? Allora, c'è la pompa davanti. Intanto io me leverò il coltello che ti blocca, per esempio. Ma come faccio? Strappandotelo dalla mano? Alle due, x. Poi vai alle 1. Oh, mi stai a sembrare Marcus, eh? Vabbè, voglio tempo. Chissà che forse potevi provare con un approccio più delicato. Io pure però provo ad assemblare la memoria. Oddio, un minuto! Vabbè, però ci sei. Comunque, dice invisibile all'occhio umano quando sei tutto blu. Ma ora è tutto scomposto. No, il... Vai, corri! Ora? Attacca. Salva Hank. Io l'ho attaccato. E tanto ci sono 2000 poliziotti. In compenso, io l'ho attaccato e non ho ammazzato nessuno. Opinione pubblica ostile. Per fortuna c'è il trovo, altrimenti io. Connor! Non hai visto la terza opzione? Non mi interessava. Io invece ho fatto. L'ho fatto ammazzare. L'ho ammazzato, insomma, tutto di qua, chissà che c'è. Sul tetto non ci sei proprio andata. Massacro evitato, io avevo fatto spari al deviante. E quindi l'opinione pubblica era più a favore dei devianti, perché questo ha fatto dei morti. Vai, ormai è andata. Connor si sacrifica per Hank. C'è una testolina di morto? Mi sa che... Vai, mi sa che stiamo per vedere cose diverse da me. E vabbè. Oh, i tipi l'ultima non parte. Ci faranno mai lasciare... Il Canada, 17:10. No, l'America per il Canada, sì. Ah, ma siamo già usciti. No, non la Marie. Ah, tu dici quelli del parco? No, siamo già usciti. Erano tranquilli quelli, ma volevano solo un po' di gioia. Sentirsi Brevi. Utili in modo inquietante. E sfiducia. Luther neutrale. Cerca aiuto, spezione il retro. Il retro dietro. Sì, lo so. Questa è una macchina, però potremmo usarla. Ecco, in quel tempo già vuole rubare macchine questa. E questo? È un tizio. Salve! Salve! Sto cercando Rose. È qui. Chi è Rose? Cosa vuoi da lei? Sarà il contatto di Luther. Ho bisogno di vederla. Non ho voglia di parlare. Andate via. Ti prego, ho bisogno di vederla.
Sono io, Rose. Che posso fare per voi? So che puoi aiutarci. Aiutarvi? Venite. Meglio se parliamo dentro. Capirai poi dopo tutto quel panico che è successo. Lui non è molto d'accordo con questa cosa. No, è evidente, cosa. Già che ha provato a liquidarti subito. Forse perché crea un è una situazione guai. Rischiosa comunque, sì. Cioè, oggettivamente... Sfiducia. Lei dice come sempre... l'ultima volta non è andata bene. C'è da dire che lei è molto più rassicurante del vecchio in una villa piena di animali impagliati e... che ti come fa vieni nel caso. È umana. Ha una bella febbre. Nell'ultima notte sia stata all'allerta. È esausta. Di sopra c'è una stanza libera. Mettila pure a letto, le porterò da mangiare. Adam, le accompagni di sopra? Grazie. Ok. Segui Adam di sopra. Metti. Alice a letto, ok. Ma... Forse gli bloccavi la strada per fare la curva. Ha sbattonato un po'. Ti voleva far vedere il soggiorno, magari. Sai, Adam è sempre stato un ragazzo educato. Sì, certo. Sono due porte. Vabbè, però la devi mettere a letto lei. Si sa mai. Sei tu che controlli. Sì, vieni Alice. Alice, non Alice. Alice. Io sto in Italia, so. Metti Alice a letto. Punto. Si è messa da sola. Ecco. Togli le scarpe. Svesti Alice. Sto bene, cara. Non fermiamoci per me. Dobbiamo passare il confine. Ci stiamo a lavorare. Rassicura, spiega, non dire niente. Cos'è? Una notte di su e domani potremo ripartire. Perché non ci vogliono? Non abbiamo fatto niente. Paura, infelice, malinteso, complicato. Forse è una sola paura. La gente ha paura di ciò che non conosce. Non possiamo parlarci. Non siamo cattivi. Ottimista, sincero o pessimista? Forse un giorno lo faremo. C'è Marcus che fa. Io sono stato sincero. Sono spaghetti mangiare in America. C'è anche qualcosa per le febbre. Grazie. Vedi? Sarà meglio lavare e asciugarli. È carino. Sì. Suggerisci di mangiare, bacio della buonanotte, vai via. Deve mangiare qualcosa. Non mangiare quando siamo partiti. Prometti di fare. Se hai bisogno sono sotto. Dormi. Chiudi le tende. Ce ne vuole essere più forte del Luther. Luther mi sta proprio un sacco simpatico, proprio tipo gigante buono. Parla con Rose. E se andiamo a trufolarti.
Ormai Black non si fida di nessuno. Ma magari in bagno. Che quale android non andrebbe in bagno? Comunque ti fa vedere se interagisci, ricordati. No, belle cose importanti. No, pure le riviste. Boh, non lo so. Ogni tanto alcune cose non ci ha fatte vedere, però era tipo uno sguardo e basta. Per ora vuole chiaramente che parli con Rose, comunque. Vedi? Con lei c'hai certe cose che sono un po' scriptate. Uccelli. C'era anche il San Pietro. Albero di Natale. Uccelli. Sembra proprio... No, magari era una cattedrale e basta. Assistiti da androide. Vestiti di androide. Sì, poggiati lì sopra. Io sono Rose, ma non sei già. Accomodati pure. Cara è così cara. Scusate, ragazzi. Siediti. Dimmi, cosa ci fa un deviante in mezzo alla neve con una bambina? Vaga sincera. Sua madre la picchiava. Dopo aver visto certe scene, è scattato qualcosa dentro di me. Ho capito che la sua vita era più importante della mia. Dovevo proteggerla. Così siamo scappati. Certo, capisco. Perché aiutare molti devianti, Rose? Grazie. Non siamo prima di venire qui. La maglia, in effetti. Nelle ultime settimane sono venuti in molti, sempre di più. Sta succedendo qualcosa da non so bene cosa. Pericoloso, Rose. Tu e tuo figlio lo vedete solo. Mio marito è morto 2 anni fa. Adam e io tiriamo avanti come possiamo. Coltiviamo verdure da vendere al mercato. Non saremo mai ricchi, ma il cibo a tavola non manca mai. Si vede. Perché aiutare è pericoloso, grazie. Perché ci stai aiutando? Il manuale non le trovi. La mia gente spesso si è sentita miserabile e inutile. Alcuni sono sopravvissuti, ma solo perché altri li hanno aiutati. Perché nera? Sì. Sta parlando di razzismo. Ci puoi aiutare? L'unica via è passare il fiume, ma l'inverno è quasi tutto congelato. Molto rischioso. E dopo quel discorso dell'android in TV, sono tutti tesi. Forse è più sicuro per voi di stare qui finché non si calmano le acque. Esisti nessuna scelta. Nessuna scelta, anche se no, non abbiamo scelta. Non possiamo più nasconderci. Hai il diritto di avere una vita normale. Dobbiamo attraversare il confine. A ogni costo. Ti prego. Povera. Devi aiutarci. È una situazione scomoda, però. Rose, vieni! Che cos'è? Scopri cosa succede. È lenta, oh. La lavatrice si è guastata. È Mary. Si è appena spenta. Siamo fuggiti insieme. Parlavamo di cosa avremmo fatto oltre il confine. L'amavo. L'amavo più di una cosa. Che farò senza di lei? RA9 ci salverà? Mostraci la via, RA9. Alice. Alice? Che ci fai qui? Dovresti riposare. Non avevo sonno.
Resta, porta fuori Alice. Ok. Il mondo non è un posto così buono, lo sa Alice già in realtà abbondantemente. Vale, non voleva più stare nella sua stanza. In mutande sta. Ha tutto bene? Sì. Sto bene. Dopo tutto quello che mi ha fatto con i Deviato, è troppo pericoloso. Sai cosa succede se la polizia vi trova? C'è la prigione, mamma. Non lo capisci? Prigione. Adam, ne abbiamo già parlato. No! Stavolta non ci sto. Vuoi rovinarci la vita? E per cosa? Per un mucchio di macchine! Non sono macchine! Sono vivi! Io sono vivo! Tu sei viva! Loro non sono niente! E tutto questo non sarebbe successo! Se non fosse... Non tollerò più questi discorsi! Mi ha gruppato in prigione! Perché tu hai tutti dei mostri! Basta, Adam! Smettila! Non facci caso. Porello. A volte si scalda per niente. È stata dura da quando suo padre è morto. Ma è un bravo ragazzo. Magari sono preoccupata. Ma sì. Cercherò un modo per farvi attraversare il confine stanotte, ok? State qui, torno presto. Non c'hai obiettivi. Ah, ci sono pezzi di ricambio, l'hai visto? Dai un'occhiata in giro. No, leggi, leggi. Ah, fuori, come vedi. In giro, ti diceva. Ecco. Non c'è nessuno. Porta, foto. Ah, questo è il padre. Padre di Adam. Parla con Adam. Assicura, confessa, spiega. Capisco la tua rabbia. Non voglio parlare, sto solo con te. La polizia! Occupati della polizia. Apri la porta, trova tracce di devianti. Ancora tre. Vai, la maglietta, chiudi. La maglietta. Nascondi però. Che devo fare? Ancora due, ti dice. Devi nascondere le tracce di devianti. C'erano i pezzi di ricambio qua, si era visto prima. Dove? Ah, beh. Ancora una, la porta credo sia. La porta, dove ci sono i devianti? Chiudi la porta. Come che porti? Ehi, dai, perché è così lenta? Non puoi andare su.
Apri la porta, c'era. Aprire ora. Vabbè, apriamo ora, che devo fare? Ma potevi far andare via loro! Ma li mortacci. Con questi deviati in giro dobbiamo essere molto cattivi. Potrei farle qualche domanda? Sono entrati lì. Posso entrare? Certo. Se era giovanotto? Non si sa. Bravo. Ha notato qualcosa di insolito. Livello di sospetto 25. No, niente di particolare. Che è così lenta? Vabbè, lì è la. È lì nessuno. No, non sono. Io con Alice qua accanto, secondo me è un po' rischioso. Però c'era colui l'altro degli anni. Beh. Con lei. Non vuole lasciarlo da solo. Sì, no. Ah, vedi, gli potevi dire sì. No. Era Luther in quel caso con la prima. Guarda, sta guardando dove c'erano i pezzi di ricambio. Se era con lo sportelletto aperto, li schiamava. C'è un Martin Pescatore nel disegno sopra. Via di sto caffè, su. Adam, stai calmo. Ecco. Cavolo. Sto fermo! Io gli ho detto di andare su e tutto questo non è mai successo. Su? Sì. Per cosa? Per nascondersi sopra. Ah. Ops, abbiamo... Dovrete avere una nervia. No! Black, devi riflettere. Ma che non... È l'ansia. Ti fa prendere dall'ansia quando c'hai il tempo. Bene, credo che tutta la famiglia sia in seri problemi ora. Preparate le vostre cose. Partiamo stasera. Ops. Black ha fatto morire Luther. Ma io non credevo che dovevamo fargli andare di sopra loro. Io l'ho fatto. Allora. Gli ho detto subito di andare su. Mannaggia. Parli con Luther, aspetta, poliziotto alla porta. Insiste. Ordine a Luther di nascondersi. Ah! Cambi copertina la rivista. Sì, perché c'era uno sugli androidi quando ho messo. Io ho nascosto ogni singola prova. E poi lui sentiva la bimba sopra e io dicevo no, è mia figlia, perché io avevo detto che c'era mia figlia su che era malata. Eh sì, troppe cavolate, io non le so gestire così. Vai. E comunque non pensavo che dovevo dirgli a loro di sopra nella cucina. Nascostili era troppo sgamato. Lascia aperta la tenda. Ah, potevi chiudere pure la tenda e quindi non li sgamava magari. Giustamente. Capito. Vabbè, è andata. E ci si saluta, mi sa, tra l'altro, ragazzi. Ah, il poliziotto insiste, apre la porta. E Cara apre la porta, sì, io ho fatto passare più tempo. Per nascondere ecco tutto, perché non sapevo bene. Beh, però in realtà aprirgli tu è meglio di farlo insistere. Io partivo con lui che aveva un sospetto più alto. Ah. E però poi non trovava tracce, beveva il caffè, mi chiedeva scusa per l'insistenza e se ne andava. Dopo aver interrogato Adam, che stava tutto... Ah, infatti il poliziotto interroga Adam. Sì, sì. Però poi mi ci mettevo in mezzo. E niente. È andata. È andata nel modo peggiore, probabilmente. Tra le possibilità. Sì, ce n'è due finali, tre. Però forse la terza era ancora peggio. Perché là, il poliziotto non viene ingannato, forse. Boh. Chissà. Però. E vabbè. Ci si saluta con questo momento di tristezza.
Commentate qui sotto, prendetevela con Black che fa morire Null Luther e mette nei guai tutta la famiglia di colore, perché se no c'è un Coraggi. poliziotto che è stato aggredito in casa. E niente, questo, la vita è così, è fatta di scelte, alle volte non Vabbè, tutte portano la cose vita è positive. così. E quindi nulla, ci si vede la prossima volta, ragazzi, per continuare il nostro viaggio. Ciao Ciao belli! ragazzi!